Tagliare, ottimo! Le difficoltà qui, lo sapete voi a Teramo, sono state tante, si sono svolte negli anni. Bisogna dare atto all'ANAS da una parte, ai tanti sindaci e alle amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo, di non essersi mai arresi, di non aver mai voluto rinunciare, di aver sempre creduto all'utilità di un'opera che oggi si rivela effettivamente strategica. Strategica non solo per la città di Teramo, perché la sottrae ai vincoli del traffico e la restituisce a una vita tranquilla, ma strategica per l'intera regione, perché collega la strada statale del Gran Sasso con la A24, cioè inserisce la regione, anche questo lembo di Regione Abruzzo, nel sistema viario nazionale. Quindi un'opera che, al di là del sollievo che porterà ai cittadini di Teramo, rappresenterà un ulteriore passo per l'integrazione dell'intera regione nel sistema delle infrastrutture del nostro paese. Prima del taglio del nastro per questa importante giornata per la città di Teramo, la benedizione di Monsignor Michele Secce. Si realizzano delle infrastrutture utili alla città, a tutti coloro che vengono per visitarla, e speriamo che l'apertura di questi nuovi tratti, che permettono un traffico più agevolato, renda anche più sicura la viabilità. Ci vuole un respiro, è un giorno bello, emozionante, forte, sensazioni fortissime. La foto che abbiamo fatto è stato un momento davvero di grandissima emozione, un giorno atteso, durato oltre 24 anni, ma finalmente è arrivato, e tutte queste persone sono la testimonianza di come questa città aspettava questa importante strada che cambierà la storia di Teramo, la storia politica, la storia economica, la storia culturale. Il completamento di un'opera infrastrutturale richiede sempre un grandissimo impegno, una grandissima determinazione. Questa è un'opera apparentemente piccola, 6 km, ma in realtà è un'opera molto impegnativa da un punto di vista tecnico, in termini di gallerie, di viadotti, e anche impegnativa da un punto di vista finanziario. Sono 75-80 milioni di euro che vengono investiti. Ci è voluta proprio questa caparbietà, diciamo, voi dell'ANAS, voi del Comune, voi della Regione, per portare a compimento un'opera che forse non tutti credevano che saremmo riusciti a completare. 24 anni, io ne ho 50, lei capisce, anzi 29, perché tutto cominciò 29 anni fa. E quindi per uno che 50, io ho 52, scusate queste cose ogni tanto, questo ottimismo che mi ha 52, insomma è un'attesa lunghissima, metà della vita. La soddisfazione di oggi di vederlo realizzare? È quella che corrisponde a una cosa che tu hai aspettato per metà della vita. Ricordiamo che alle 15.30 il tratto di strada inaugurato oggi sarà inaugurato, lo possiamo dire, da una sfilata di auto d'epoca. 33 auto d'epoca sfileranno su questo lotto zero prima di aprire al traffico, poi intorno alle 17.30, e sarà un'altra festa nella festa. C'è anche una sorpresa che non dico, ma che i cittadini potranno vedere nel pomeriggio. Veramente una grande emozione, in più di un'occasione stamattina mi sono emozionato.